con Giulia Rizzon, un primo tempo scioccante all'inizio, dopo piano piano come Wimini ha ripreso quota, ma non è bastato. Sì, penso che i due gol che abbiamo preso nel primo tempo, subito un errore in uscita, tra l'altro mio, e dispiace perché prendere così gol dopo penso neanche 30 secondi dall'inizio della partita ci ha tagliato un po' le gambe, non ce l'aspettavamo, avevamo preparato la partita su ben altro, ovviamente le cose poi non vanno come vorresti, sicuramente non è stata una grandissima partita sul piano del gioco, e lo sapevamo, e probabilmente il campo non ha aiutato, ma questo non è sicuramente un alibi perché anche la squadra avversaria ha giocato su questo campo, quindi forse ci hanno scottato un po' i due gol subito presi così. Poi vabbè, il come si sa, penso che si sia visto anche, non muore mai. Il carattere. Forse se la partita fosse durata 5 minuti in più, io non ci scommetto due mani, ma credo che avremmo pareggiato così come abbiamo fatto contro il Milan. Dispiace, siamo certi che comunque è un errore di un percorso ancora lungo e quindi c'è tanto da lavorare, ecco. Grazie. A voi. Buona serata. Con Almelai alla fine sembrava quasi che il Como ce la potesse fare. Beh, noi in realtà ci crediamo sempre e comunque abbiamo fatto un po' di sbagli all'inizio, però abbiamo cercato di recuperare e comunque ci crediamo, come ho detto sempre, e dobbiamo continuare così. Comunque la partita 90 minuti e non si sa mai, cioè abbiamo fatto due gol. Abbiamo fatto il nostro gioco, però purtroppo è finita così. Ecco, ma all'inizio cosa è successo? Troppo in fretta questi due gol? Sì, ci siamo distratte un po' all'inizio, magari non ce la meritavamo di iniziare così la partita, però alla fine è andata così. Grazie. Grazie a voi. Con Chiara Beccari è mancato davvero poco, un gol importante, ma non è stato sufficiente. Partiamo da qui. No, purtroppo per i due gol iniziali la partita non è iniziata benissimo, però secondo me l'importante è averla provata a riprendere in finale con quella reazione della squadra. Ecco, una reazione forse poteva iniziare un po' prima, o è calata la Fiorentina? Beh, sicuramente loro alla fine non è che ci hanno messo molto in difficoltà, però sicuramente se il secondo gol nostro fosse arrivato un po' prima magari saremmo riuscite. Ce l'avete creduto fino alla fine? Sì, questo sì, penso sia la cosa più importante. Grazie. A voi.